Mi puoi dire qualcosa, come è nata questa tradizione sfilata dei caricovoni? È una tradizione molto antica di Frigento, si faceva già anni 30, diciamo, anzi forse prima. Ma prima si trainava già con i buoi o con che cosa? Con i buoi. E si faceva con le fasce fatte a mano di grano e poi si trebbiava su al paese. E qual è il vostro? Il mio è questo qua. Ah, che bello. Lo faceva già mio nonno tanti anni fa, poi dopo è passato a mio zio, poi mio fratello e poi lo faccio io. Già da 12-13 anni lo faccio io. Ti chiami? Pasqualino Capobianco. Cosa l'ha spinta a fare questa tradizionale sfilata dei caricovoni? Prima di tutto la devozione a San Rocco, che insomma c'è sempre stata nella nostra famiglia e quindi in qualche maniera cerchiamo di portare avanti. Mi puoi dire qualcosa? Com'è nata questa festa, questa tradizionale sfilata dei caricovoni? Effettivamente questa è una tradizione, come diceva Filippo poc'anzi, una tradizione che si è portata avanti forse, penso, fino ai primi della... prima della Seconda Guerra Mondiale, non so con precisione. Poi è stata abbandonata per una serie di motivi, anche perché fondamentalmente sono venute a mancare le stalle e quindi sono venute a mancare i buoi. Poi negli anni 90, non ricordo con precisione che anno, il Comitato Festa ha voluto riprendere questa vecchia tradizione. Quindi a questo punto si è messo in moto tutto quanto il Trantan, tutte quante le famiglie che in qualche maniera una volta già partecipavano a questa tradizione. Infatti negli primi anni 90, quando è iniziata questa tradizione, è stata ripresa un po' tale quale come era stata tralasciata. Si metteva il grano, si metteva da parte, poi si intrecciavano il grano stesso, si riempivano in una tecnica particolare questi carretti e poi si trasportavano in paese. Poi successivamente una serie di motivi, soprattutto perché vengono a mancare le persone anziane diventano sempre più anziane e noi presi da tanti giovani, tra virgolette, presi da tanti impegni, non ci sta più il tempo materiale per fare questo tipo di lavorazione, anche perché comunque portava via l'intera comunità, le varie contrade si riunivano, si puliva il grano, prima si metteva, poi si metteva da parte, poi si bagnava, poi si puliva, poi si intrecciava, poi si faceva il carro, poi si mettevano queste tre, insomma è un lavoraccio. Sicché circa più o meno una decina di anni fa si è cercato, per non far perdere la tradizione, si è cercato di utilizzare un'altra tecnica, la tecnica dei pannelli. Quindi si è annotata, ci sta ancora qualche treccia, però la maggior parte con i pannelli, in modo tale si smonta e si monta più o meno quasi ogni anno, sono più o meno gli stessi con delle piccole modifiche e così in questa maniera si riesce a portare avanti. E questa è un po' la storia che di questi carri. Come hai chiamato questo tuo asino? Chanel. Sono 11 anni che la portiamo qua alla processione di San Rocco. Sì. Ah. Ma che l'ha spinta a fare questa tradizione? È una passione per i carri, una passione per gli animali. Thank you.
Io sono figlio di un contadino, abbiamo fatto sempre questo, abbiamo tenuto sempre l'animale e ci teniamo, abbiamo nato mezzo l'animale, se può dire, e ci teniamo e li trattiamo con cuore e con piacere. Questo diamante e questo morandino, diamante e morandino. Poi anche a quella dei due, cavaliere e barone. Ma quanti anni tiene questo? Questi colpi qui tiene 3 anni. Ma come sono belli? Sapete che mangiano bene? Li tratta, solo il caffè ci manca. Bene, grazie. Niente, è un piacere. Ogni anno viene solo per fare questa processione? No, adesso sto qua, adesso mi sono ritirato in Italia. Allora mi piacciono queste manifestazioni perché ho cresciuto in mezzo a loro. Dove stavi? Io stavo in Svizzera. Ah, ok. Quindi adesso ti fermi proprio qua in Italia? Sì, mi sono confermato, sto proprio in Italia comunque. Da dove vieni? Madonna delle Grazie, Mirabelle Clano. Ah, da Mirabelle. Sì. Grazie Michele, grazie. Anche quest'anno si rinnova la tradizione dei carri covoni, una tradizione antica, antica per la nostra comunità, che ripercorre quella che è la nostra storia legata al grano, legata alle tradizioni contadine, legata alla terra che è nostra madre. I nostri antenati portavano questi carri all'Assunta, portavano questi doni a San Rocco per ringraziarlo per l'ottimo raccolto che c'era stato e per sperare anche in raccolti migliori e sempre buoni per il futuro. Noi siamo grati a tutti quelli che si attivano ogni anno per mantenere viva questa tradizione, i nostri contadini che vivono nelle contrade. Quest'anno c'è anche una novità, anche l'amministrazione comunale ha voluto contribuire in modo attivo ed è stato realizzato proprio con dei fondi comunali un nuovo carro che avrà anche una posizione permanente, sarà possibile vederlo praticamente per tutto l'anno. Quindi anche l'amministrazione comunale insieme alla comunità frigentina, insieme alle associazioni, si mette assieme e cerca di mantenere vive quelle che sono le tradizioni. Risultati ottimi, risultati positivi che si ottengono soltanto stando insieme e collaborando tutti insieme per mantenere viva quello che è stato il nostro passato, quelle che sono le nostre tradizioni che ci auguriamo vengano sempre preservate anche in futuro. Io mi piace sempre dire che un paese, che una comunità, una città che non ha rispetto per le proprie tradizioni, per la propria storia, è una comunità destinata a soccombere. Noi non vogliamo soccombere, vogliamo che la nostra comunità sopravviva sempre a lungo e quindi ci teniamo alle radici, ci teniamo alla tradizione. Come ogni 15 agosto si tiene questa bellissima manifestazione a Frigento, a cui tutta la comunità è molto legata e anche noi come amministrazione comunale quindi sosteniamo con vigore. E questo perché c'è questa manifestazione? Questa è una manifestazione di devozione a San Rocco. Infatti la storia di questi carri nasce dai doni che i contadini facevano
a San Rocco facevano dono delle loro messi, proprio per ringraziarlo dell'aver superato, no, meglio di avergli fatto la grazia di aver avuto un buon raccolto proprio in un periodo in cui i raccolti furono colpiti da una sorta di tra virgolette pestilenza, e quindi fu invocato il santo proprio a guarire, come aveva fatto anche per le persone malate di peste, a guarire il grano. E proprio a seguito di questa grazia ricevuta, i contadini cominciarono a portare come dono a San Rocco il grano, ed oggi si mantiene questa manifestazione. E non solo qua a Frigento, ma il legame tra il grano e San Rocco viene tenuto vivo anche nei comuni vicinori come Flumeri, Fontana Rosa, Mirabella e Villanova, e addirittura anche fuori provincia nel comune di Foglianese in provincia di Benevento, dove proprio in questi giorni è stata portata dal nostro parroco la reliquia di San Rocco, proprio a sancire questo legame tra San Rocco e il grano, tra San Rocco e la cultura contadina, e il ringraziamento che i contadini annualmente ogni 15 agosto fanno, ogni 16 agosto fanno a San Rocco. E spero che la comunità continui a mantenere viva questa tradizione e questa vicinanza a San Rocco. Questa è una tradizione, come diceva il vice sindaco prima di me, che è nata tanti, 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 tantissimi anni fa, ed era in ringraziamento al raccolto che i nostri contadini facevano proprio questo periodo. E questo raccolto, ovviamente, questa festa veniva in concomitanza della festa dell'Assunta, quindi di Maria Assunta in Cielo. Che dire, i carri una volta erano pieni di grano, quindi venivano riempiti da questi covoni di grano e venivano trasportati in Frigento, dove questo grano che stava sui covoni veniva trebbiato con le trebbie dell'epoca, a volte erano anche fatte a mano con dei bastoni che picchiavano la spiga e quindi cacciavano fuori il grano. Questo grano ovviamente serviva anche per fare la festa, quindi serviva per la chiesa, perché i prelati dell'epoca vivevano giustamente di questa ricchezza del grano. Allora, come dicevo, non solo era come ringraziamento per il raccolto che i nostri contadini facevano, ma anche per benedire, come benedizione per l'anno poi a venire, dove si augurava che la raccolta fosse ancora più abbondante di quella precedente. Quindi una volta che sono, non si sono portati più i covoni col grano, noi contemporanei abbiamo pensato di fare questi carri che sono abbastanza lavorati ovviamente con lo stelo delle spighe, e quindi come ben si può vedere ci sono facciate delle chiese, specialmente quella di San Rocco. Ci sono altri tipi di tutto lavorato con la paglia, che è la tradizione di questa festa frigentina. Ovviamente questo lavoro del grano, quindi della spiga, viene tramandato da padre in figlio. I nostri antenati impararono questo tipo di tecnica e la portarono anche per noi. Penso che non ci sia niente più da dire. Quello che più che dire, secondo me, conviene guardare, che spiega ancora meglio ciò che bene o male si può dire a voce.
quelle carrozze. Michele, ciao, siamo qui alla festa. Ciao a tutti, di. Seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetta il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Cos'hai combinato, Maggia? Ferma! Che cosa hai combinato? Non è
Thank you.
Dio sia benedetto. Benedetto è il suo santo nome. Benedetto è Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto è il suo sacratissimo cuore. Benedetto è il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la sua Santa ed Immacolata Concezione. Benedetta la sua gloriosa Assunzione. Nel nome di Maria Vergine Madre, benedetto San Giuseppe e suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.